Tentata truffa dello specchietto non andata a buon fine perché la vittima non ha abboccato e ha immediatamente allertato i carabinieri. E quanto accaduto a Solofra, un uomo alla guida di un'auto presa a noleggio avrebbe simulato un incidente con un'autovettura condotta da una ragazza, pretendendo del denaro quale risarcimento per il danno. La giovane automobilista non c'è cascata e mentre stava chiamando il 112, l'uomo è subito risalito in auto e si è dato alla fuga. L'immediata attività di indagine dei carabinieri ha permesso di individuare il presunto responsabile della truffa dello specchietto, già aggravato da precedenti penali. Il trentenne del napoletano è stato dunque denunciato alla procura per tentata truffa. Questo tipo di truffa è purtroppo molto frequente, è un raggiro per ottenere soldi facili dagli automobilisti e che non smette di mietere vittime. La dinamica delle truffe è praticamente sempre la stessa e la richiesta di risarcimento in denaro per il danno si aggira solitamente tra i 50 e i 200 euro. Tutto inizia con un colpo secco all'auto della vittima prescelta, spesso appena percettibile, seguono suoni di clacson, luci abbaglianti. I truffatori contano sulla convenienza per l'automobilista di chiudere la questione immediatamente, non coinvolgendo dunque l'assicurazione. Qualora si abbia sentore di una truffa, è opportuno avvisare subito le forze dell'ordine. L'intervento, oltre a sventare il raggiro, consentirà di accertare eventuali danni arrecati all'auto dai malfattori.